Come annunciato, sono partiti lunedì 11 febbraio i lavori per la messa in sicurezza della Bambinopoli. Che cosa si sta facendo nello specifico? Sì, lunedì siamo partiti con i lavori qui alla Bambinopoli, abbiamo fatto una somma urgenza per un importo di 72.000 euro, abbiamo eliminato il recinto che era praticamente tutto rotto, stiamo facendo una palificazione sotto con 12 pali da diametro 60 per una profondità di 6 metri, poi rifacciamo tutta la recinzione più alta di 2 metri di altezza. Finito di fare la recinzione mettiamo tutti dei massi chiusi a ridosso della recinzione, in modo che l'acqua non... e poi sopra vanno messi dei massi categoria prima e seconda scelta che vanno da 50 a 80 quintali ogni masso, e li prendiamo quelli tagliati dalla segheria in modo che l'acqua non ci permette di penetrare sotto e di entrare all'interno della Bambinopoli, di scavarci del terreno che sta all'interno del giardino. Ecco, questo consentirà insomma di riavere una Bambinopoli accessibile molto presto insomma ai bambini, alle famiglie. Sì, noi pensiamo che nel giro di 15 giorni di fare tutta questa messa in sicurezza e di riportare pure il terreno all'interno della Bambinopoli, in modo che possiamo riaprire la Bambinopoli, diciamo, al popolo albense, ai bambini albensi e quant'altro insomma. Ecco, oltre ai lavori della messa in sicurezza, che sono ovviamente di somma urgenza, così come è stato elencato per reperire la somma, sono previsti insomma miglioramenti, sono previsti altri lavori su quella struttura? Sì, ho scoperto proprio questa mattina che degli 80.000 euro che ci ha dato la Regione è arrivato già il 30%, cioè 24.000 euro, in modo che facciamo il progetto e continuiamo a mettere dei massi proprio a ridosso della Bambinopoli e verso il torrente Vibrati, in modo da proteggere tutta la recinzione della Bambinopoli, cercando che le prossime mareggiate non creino problemi alla struttura. Intanto, insomma, notavamo poco fa, già questi lavori hanno... insomma, per una serie di motivazioni tecniche restituito in questa zona dove 10 giorni fa c'era praticamente solo acqua un po' di spiaggia. Sì, certamente, anche perché noi per poter fare i lavori abbiamo messo una serie di massi di cemento da un metro per un metro cubo a, diciamo, a 10 metri dalla Bambinopoli per permettere di lavorare e che l'acqua non ci entra dove stiamo lavorando, e questo ha permesso, ha fatto sì che ha ridato già un pochettino di sabbia alla spiaggia che era in condizioni pietose.